c'è per i Lombardi nel bilancio generale, diciamo? Ci sono tante risorse importanti. Ieri per esempio abbiamo deliberato uno stanziamento di 30 milioni per la ricerca che serve anche ai giovani ricercatori lombardi. Nonostante i tagli da Roma, nonostante le ristrettezze economiche, facciamo tanti investimenti. Questo in particolare è un investimento materiale e immateriale. Gli angeli antiburocrazia servono a snellire, ad accorciare i tempi e a ridurre i costi per le imprese. Dopo 2 anni posso dire che l'idea è stata una buona idea, funziona, questi giovani ragazzi stanno facendo cose egregie con un livello di soddisfazione superiore al 90% da parte del mondo delle imprese. Per questo abbiamo deciso di rinnovare l'operazione anche per il 2017. Tempi accorciati anche per la soluzione del caso Sala, visto che è tornato nelle sue funzioni. Sì, così pare. Che idea si è fatto di questa vicenda? L'autosospensione e poi diciamo il ritorno come gioco. Mi sono fatto delle idee, ma me le tengo per me. Possiamo dire che ha accolto il suo appello il sindaco Sala? No. Meglio così per quanto mi riguarda, io l'ho detto, perché ci sono delle partite che dobbiamo, che sono dei dossier che sono sul tavolo e che non possono aspettare settimane, dobbiamo prendere decisioni anche rapidamente, quindi accolgo con favore la decisione di tornare a fare il sindaco, perché era l'unica decisione saggia da prendere. Ecco, l'autosospensione come istituto non esiste per questi motivi, quindi diciamo sono stati 4 giorni, 5 giorni così, ma adesso siamo tornati sul terreno della ragionevolezza e della normalità, come è giusto che sia. Mattarellum forever, quindi latino e inglese, Mattarellum forever. Ma questa è la cosa importante, in questa posizione della Lega Matteo Salvini ha ribadito questo concetto. Io ho votato con il Mattarellum nel 94 e nel 96. Vuol dire un candidato di collegio di coalizione, vuol dire che è obbligatorio fare la coalizione. E mi sorprende un po' che Forza Italia non abbia sottolineato la novità e il coraggio di questa scelta, di questa posizione di Matteo Salvini. Questa è la strada giusta se vogliamo vincere le elezioni. Se vogliamo tirare a campare, allora si può discutere di tutto. Questa mi pare non è una concessione a Renzi, è una sfida vera a tutte le componenti del centrodestra per rifare quello che ci ha portato a vincere nel 94, e cioè la coalizione, tutti uniti, la condivisione di un programma e la condivisione dei candidati di collegio. È una sfida vera. Può essere che sia la paura di fare primarie. Può essere tutto ovviamente, ma io dico che condivido al 100% questa scelta, mi auguro che anche Berlusconi la condivida se ci crede davvero a elezioni il più presto possibile. Questa è la strada, subito, rapidamente, c'è già la legge, non c'è bisogno di mettersi a scrivere articolo 1,1 eccetera eccetera eccetera, c'è già, ci sarà forse la necessità di rivedere i collegi, perché bisogna tener conto della popolazione, se ci sono stati cambiamenti, ma in 2 settimane si può fare, e riapprovare il Mattarellum anche con la revisione tecnica dei collegi, aprile-maggio si può votare. Questa è la posizione che noi condividiamo e mi auguro che anche Berlusconi alla fine si convinca che è la strada giusta. Grazie a voi.